Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. È stata inaugurata sabato 2 marzo alla circoscrizione numero 2, Scali Finocchietti numero 4 a Livorno, una mostra di due artisti livornesi. La mostra si chiama Boom, mostra di disegni, fumetti e scarabocchi. La mostra appunto di due artisti livornesi sono Daniele Caluri e Francesco Ripoli. In esposizione sono decine di originali che hanno pubblicato nel corso degli ultimi anni per importanti editori sia in Italia che all'estero, questi due artisti livornesi. La particolarità di questa mostra sta nel fatto che oltre ai definitivi sono esposte anche delle bozze e studi preliminari che fanno parte del processo creativo che va dall'interpretazione della sceneggiatura al risultato finale. Abbiamo ascoltato appunto entrambi gli artisti e andiamo ad ascoltare qualcosa. Cominciamo con Daniele Caluri. Come dicevo prima, è grazie all'interessamento di Umberto Falchini che ha insistito un po' per stanarci, ecco, perché in genere gli autori di fumetti sono un po' degli orsi che vivono al chiuso delle loro stanze, invece grazie proprio all'interesse di Umberto è riuscito a convincerci a fare sì che esponessimo alcuni esempi, ecco, dei lavori che abbiamo fatto negli ultimi anni. Questi di quanti anni fa sono? Dunque, sono lavori che vanno da 7-8 anni fa a recentissimi, proprio di pochi mesi fa. È una cosa difficile trovare temi, diciamo così, da illustrare? Temi in che senso? Cioè, costruire poi una storia? Difficile dipende dal punto di vista, proprio, forse il fascino sta proprio lì, perché qui ci sono esempi, per esempio, di storie ambientate in Somalia o in Svezia, nella Francia dell'Ottocento, nell'Italia moderna, Washington, e in epoche diverse. Sta qui il fascino, perché poi alla fine noi riceviamo un copione, una sceneggiatura, e da lì dobbiamo trovare non solo le inquadrature, la recitazione dei personaggi, eccetera, ma anche una ricerca dal punto di vista iconografico dei costumi, delle ambientazioni, gli arredi urbani e così via. Quindi è una sfida che è estremamente stimolante e affascinante. È un caso che siano tutti in bianco e nero? Non è un caso, è una coincidenza, però vista la destinazione a cui dovevano essere appunto destinati, scusi gioco di parole, visto che sono stampati in bianco e nero, così dovevano essere. In realtà ci sono delle tavole laggiù che dovevano essere colorate, però la colorazione è venuta al computer, quindi non esiste un originale a colori in questo senso. Ed è la volta adesso di Francesco Ripoli. Senti, questa è la prima mostra che fai? No, non è affatto, no. Che la seconda mostra addirittura la faccio con Daniele. Niente, abbiamo avuto l'opportunità tramite Sergio Falchini, che ci ha invitato a metterci in mostra qua. Noi siamo amici da lungo tempo, siamo colleghi di Accademia, quindi ci ha fatto piacere anche incontrarci noi, no? Confrontarci noi sui nostri lavori. Io ancora non ho visto i suoi, lui ancora visto i miei, si aspettava, insomma, visto un po' di gente, poi insomma ci rilassava un po' anche lui. Queste sono bozze vostre? E la particolarità di questa mostra, quello che abbiamo voluto fare è in realtà mostrare il processo creativo che sta alla base, no, della creazione di una tavola, perché generalmente un lettore o anche generalmente un fruitore di una mostra vedono il lavoro finito, no? E quindi noi ci siamo pensato a far vedere, a svelare un po', no, quello che c'è dietro, che è un lavoro piuttosto, insomma, difficile. Più che altro è lì il lavoro, no? Perché noi vediamo il risultato finale che è frutto di una serie di pensamenti, ripensamenti, bozze, scarti, ritagli, eccetera. Quindi insomma si è pensato fosse interessante, ecco, far vedere questo aspetto che generalmente, insomma, non si conosce, far capire qual è, come ci muoviamo, ecco. Ma, e diciamo, il discorso del colore viene poi dopo col computer? No, il colore in questo caso nei miei lavori non c'è quasi mai. Ad esempio ci sono alcune tavole che poi sono state colorate digitalmente, però a me piace molto il bianco e nero, e anche Daniele, lavorando per Bonelli, insomma, lui è costretto a farlo in sostanza. Però ecco, preferisco, mi piace molto il segno, mi piace sperimentare il segno, e trovo che secondo come si usa il bianco e il nero il colore può essere anche superfluo.
quello che c'è da raccontare si racconta già con quello che facciamo. Questa mostra rimane aperta fino al 17 marzo, da lunedì al venerdì in orario 16-19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, presso la circoscrizione numero 2 di Livorno, in Scali Finocchietti numero 4. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.